Benvenuti gentili telespettatori, un nuovo appuntamento del 724 Europa a Strasburgo. Abbiamo sempre importanti ospiti, in prevalenza i 73 rappresentanti dell'Italia e membri per il Parlamento Europeo, ma come sapete andiamo a cercare anche gli altri parlamentari importanti. E come nel caso di Martina Trabajová, che arriva dalla Repubblica Ceca, che parla italiano perché ha avuto un'esperienza nel nord-est d'Italia. Benvenuta innanzitutto, dopo tanto tempo. Buongiorno. Dopo che l'aspettavamo con grande piacere, perché buongiorno, parla benissimo italiano e perché ci sono importanti novità. Però vorrei iniziare citandola, perché ovviamente nella preparazione di tutto questo lavoro per arrivare ai cittadini, io vi seguo, ascolto, cerco di prendere appunti, cerco di capire. Lei ha detto testualmente: c'è bisogno di più Europa, altrimenti saremo, ha detto un'altra parola, io l'ho cambiata un po', spacciati. Perché? Perché credo che siamo proprio nel momento in cui dobbiamo essere più unite. Dobbiamo essere fieri di quello che l'Europa è riuscita ad ottenere negli ultimi anni. Dobbiamo essere fieri di quello che noi riusciamo a fare, anche come politici, insieme ai cittadini, perché ci deve essere questa relazione molto stretta. E credo che la soluzione non è quella a creare dei nazionalismi o creare delle competizioni tra i singoli Paesi membri, ma è quella di essere più uniti e creare veramente dei valori europei insieme. Ecco, però perché ha scritto che sarà un 2017 difficile, complesso, veloce ma buono? Sarà molto difficile perché sarà un anno di elezioni che possono portare tanti cambiamenti, ma quando ho scritto che sarà un anno buono alla fine era perché, visto la regione dove io ho vissuto, dove ho passato tanto tempo, Friuli Venezia Giulia, c'è una bellissima tradizione, il Pignarul, che viene fatto un falò il 6 gennaio e quindi per bruciare tutte le cose vecchie, tutte le cose negative, ma osservando poi il falò è bello vedere dove va l'anno. E devo dire che quest'anno il Pignarul era molto difficile, molto complicato, molto veloce, ma alla fine buono. Senta, guardiamo sempre il bicchiere pieno. Forse la prima vera novità è che non c'è più il patto tra i grandi gruppi popolari e socialisti, perché ALDE e ECR hanno permesso l'elezione di Antonio Tajani. È così secondo lei? Penso di sì e penso che questo forse in tante cose dei nostri lavori di tutti i giorni, delle nostre relazioni di tutti i giorni potrebbe anche aiutare a cambiare le cose che vogliamo cambiare in Europa. Le chiedo un commento su Antonio Tajani, insomma, un profilo che per gli italiani è conosciuto, molto apprezzato, al di là dell'italianità, nel senso di essere italiano, però insomma ha un palmarès, ha una carriera, dei successi alle spalle importantissimi. Guardi, io devo dire prima di tutto che per me Antonio Tajani è un europeo. Quindi noi non stiamo giocando qua i stati membri, chi da dove proviene. Ovviamente a me fa piacere poi ascoltare il mio presidente del Parlamento in italiano, però chiaramente per me lui è soprattutto un europeo, è un convinto europeo. Quindi mi piace il suo approccio e proprio nelle cose di cui mi sto occupando io, nelle mie priorità, mi è stato molto simpatico che lui ha menzionato tante volte le politiche industriali dell'Unione Europea, l'aiuto alla piccola e media impresa, creazione di nuovi posti di lavoro. Quindi anche le priorità politiche mi sono state molto simpatiche e credo che sarà anche una persona che con la sua esperienza alla Commissione Europea potrà cambiare un po' la dinamica di collaborazione tra il Parlamento e la Commissione, che è una cosa che ci serve in questo momento. Veniamo al cuore del tema che le sta, come dire, dentro. I giovani, l'unione tra studiare, avere una capacità, come dire, di poter lavorare, però poi l'ingresso nel mondo del lavoro è sempre estremamente complicato. C'è una novità, lei è diventata, quindi congratulazioni, relatrice dell'agenda di New Skills, che significa in italiano delle nuove, come dire, competenze. Esatto. Qual è questa sfida? Guardi, grazie per le congratulazioni, poi alla fine essere relatrice, tutto dipende da lei. Essere relatrice significa avere molto più lavoro, quindi chiaramente noi abbiamo portato fortuna quando Silvia Costa è stata relatrice di Europa Creativa e vediamo cosa fa. Quindi porteremo fortuna anche a lei, non si preoccupi. Grazie mille. Allora, che cosa significa? E anzi, vorrei anche tanti suggerimenti dall'Italia, perché in tante cose l'Italia sta sperimentando. Infatti questa nuova agenda per le competenze del futuro parlerà anche di come unire il mondo del lavoro e il mondo dell'educazione. L'Italia sta sperimentando adesso il rapporto lavoro-studio, quindi si potrebbe parlare anche con le scuole. Io vado spesso anche nelle scuole italiane per parlare con i giovani, per capire come loro vedono le necessità delle competenze. Quali sono le prossime sfide in questa agenda? La grande sfida è la sfida digitale.
perché si dice che nel 2025 quasi 90% di lavoratori, di posti di lavoro, devono essere digitali. Poi, se sappiamo esattamente cosa significa avere le competenze digitali, questo non sì, lo sa nessuno, lo stiamo vedendo. Sì, appunto, la sensazione è che tutti parlano di digitali, ma forse sono in pochi a aver capito. Sono molto d'accordo, infatti io vorrei anche andare molto più in dettaglio qua, nella relazione che farò, perché vorrei capire bene quali sono le competenze che dovremmo già insegnare nelle scuole e su quale dovrebbe esserci una specie di un lifelong training, perché i dati di oggi dicono che il 40% di lavoratori non riescono a trovare il lavoro che sarebbe lo stesso che hanno l'educazione, hanno fatto un percorso e poi vanno a fare un altro lavoro. Però guardi che casualmente dall'altra parte c'è anche un 40% di imprese che non riescono a trovare le persone con le competenze di cui hanno bisogno. Quindi c'è qualcosa che non va, dobbiamo vedere anche questo fabbisogno di competenze. Però io mi ricordo, come dire, ora dico una parola in italiano che spero comprenda bene, perché di quelle, come dire, toste, la sua ostinata determinazione nel spiegare alle imprese quanto sia importante dare un'opportunità a un giovane, perché spesso queste opportunità i giovani non ce l'hanno. Guardi, lei ha mantenuto questo atteggiamento? Sì, devo dire che è una cosa che dobbiamo ancora migliorare, perché non si tratta più solo di un dialogo tra il sistema educativo e il mondo del lavoro, quindi le imprese, ma deve essere quasi un trialogo, perché devono esserci anche i politici che poi creano le condizioni per tutto ciò. Quindi secondo me ci deve essere questo trialogo, che devono continuamente comunicare, non solo per dare le opportunità di lavoro ai giovani subito, ma anche per prevedere quali devono essere le competenze di questi giovani nel futuro. Ho un'ultima battuta da farle prima di chiudere. Nei suoi sogni adesso, quest'anno, qual è l'impegno che le sta più a cuore? Avvicinare il nostro lavoro che facciamo in Europa ai cittadini. Sarebbe molto importante e mi piacerebbe molto che potrebbe esserci un dialogo più vicino. Sto facendo di tutto per spiegare il lavoro che viene fatto ai cittadini e capire quali sono le loro vere preoccupazioni. Va bene, allora la vedremo presto, tornerà presto per aggiornarci sui risultati della New Skills Agenda. Poi ci troveremo a Lucca sicuramente, proprio perché adesso è relatrice, ragione in più per venire a parlare di digitale. Luca adesso è già un appuntamento fisso obbligatorio di tutti gli eurodeputati, spero. Sì, no, ma soprattutto per lei, anche perché bisogna venire nei posti e avere poi delle proposte da fare. Non deve essere, come dire, una passerella solamente della politica, però lei sa che insomma in Italia siamo determinati in questo, abbiamo le idee chiare. Tra l'altro in quei giorni ci sarà l'assemblea della Digital Assembly a Malta con i vari protagonisti, saremo collegati con Malta e quindi ci potremo sicuramente divertire a fare questo discorso live. Grazie, complimenti per questa iniziativa. Complimenti a lei, facciamoci complimenti così poi diranno che ci siamo messi d'accordo. Grazie per questo suo sorriso, Martina. Grazie. Che fa molto utile alla televisione. Io dico sempre che la televisione dall'Europa deve sorridere, perché se siamo più simpatici sicuramente ci seguiranno con più piacere. Grazie Martina. Grazie, arrivederci. Davvero per essere stata con noi e grazie per chi ci ha seguito. Arrivederci.